Il consorzio Vita Salernum Vite prosegue il tour della Campania per raccontare il valore del vino e del suo territorio. Particolarmente riuscita la tappa napoletana con degustazione di etichette del consorzio, abbinate alla proposta del ristorante Sartù al Vomero. Blind tasting delle tre DOP Costa d'Amalfi, Cilento e Castel San Lorenzo e delle due IGP Colli di Salerno e Pestum. Serata condotta dalla sommelier e giornalista Fosca Tortorelli e dalla produttrice Mila Vuolo. Allora, questo incontro, diciamo che oggi si è focalizzato sulla longevità dei bianchi della provincia di Salerno, nasce proprio da questo parterre di incontri voluti proprio per valorizzare e promuovere quelle che sono le sfaccettature, le diversità di questa macro provincia, con tutti i suoi areali, le sue diverse denominazioni, non tanto puntare sul varietale quanto su quella che è l'aderenza invece territoriale in base a quelle che sono poi le peculiarità pedoclimatiche. Quindi abbiamo spaziato dalla Costa d'Amalfi fino ad arrivare alla DOC Cilento, passando per le colline salernitane, per quelle che sono anche le zone più litoranee come la l'IGT di Pestum. Insomma, cercando di dare poi una profondità e far capire, e questo devo dire, insomma, è riuscito, cioè l'obiettivo è stato centrato perché la platea ha apprezzato molto i vini che avevano un po' più di anni sulle spalle. Quindi questo è sicuramente un punto importante per il consorzio, perché comunque sta lavorando verso una direzione giusta e quindi anche la comprensione di un pubblico variegato, perché oggi non avevamo soltanto addetti ai lavori ma anche dei consumatori finali che sono venuti proprio per conoscere, approfondire, e sono ancora più curiosi di scoprire quelle che sono le realtà territoriali. Oggi con me abbiamo anche una delle produttrici del consorzio, Mila Vuolo, e mi farebbe piacere sentire anche il suo punto di vista. Vabbè, io diciamo mi sono trovata qui per caso perché mi ha invitato a partecipare, con piacere ho aderito e appunto ho avuto, a parte che da tempo che non partecipavo a una degustazione alla cieca, mi ha fatto piacere vedere che sono stati ben recepiti i nostri vini. E appunto, come hai detto tu, dipendentemente dalla costiera, ai nostri dei Colli di Salerno, al Cilento, c'è stata un'attenzione appunto all'invecchiamento dei nostri vini, ma anche un apprezzamento magari di una freschezza in più. E no, devo dire, è stata una gran bella soddisfazione la partecipazione a questa serata. A fare gli onori di casa al ristorante Sartù c'è Carlo Capuano, che ascoltiamo. Ciao Roberto, è sempre un piacere averti qua e aver ospitato questa bellissima manifestazione dei vini della provincia di Salerno. Eventi del genere sono belli perché poi coinvolgono un pubblico sia di addetti ai lavori che di appassionati e di neofiti che si sono incuriositi e quindi dopo stasera berranno i vini della provincia di Salerno. Hanno avuto una grande riscoperta, complice anche il turismo. Molte persone vanno in vacanza nel bellissimo Cilento, tornano avendo assaggiato quei vini e vogliono approfondire i vini di quella terra. Poi il Cilento è un serbatoio di biodiversità enorme, oltre ai vini, i legumi, i prodotti ortofrutticoli. Il Cilento è grande non solo come estensione ma proprio come qualità e quantità anche di prodotti, diciamo, dell'agroalimentare.